Berceto, come sua consuetudine dal 2009, approva in dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Quest'anno siamo stati il primo comune in Italia ad approvare il bilancio di previsione 2017 e lo abbiamo approvato mercoledì 7 dicembre con soli due voti contrari, che sono quelli della minoranza. Un bilancio che non permette di fare assolutamente nulla, perché le entrate del comune di Berceto sono diminuite paurosamente, sono diminuite perché lo Stato continua a rubare dal 2012 ai comuni, nel caso specifico di Berceto, oltre 1.200.000 euro all'anno. Abbiamo ridotto notevolmente quelli che sono i debiti rappresentati dai mutui del comune di Berceto. Rispetto al 2009 siamo diminuiti di oltre 2 milioni, anche perché non abbiamo fatto nessun mutuo in questi 7 anni. È diminuito anche il costo di personale di circa 200.000 euro, sempre rispetto al 2009. Devo sottolineare che quest'anno, cioè il 2016, se non avessimo gestito direttamente il sistema idrico del comune di Berceto, non avremmo avuto le entrate necessarie per chiudere il bilancio in pareggio, perché grazie al sistema idrico i cittadini di Berceto in bolletta hanno pagato finalmente i mutui del comune di Berceto e non quelli di altri comuni, e hanno pagato parte del personale dedicato agli acquedotti. Quindi questo ci ha permesso di chiudere il bilancio in pareggio. Il prossimo anno riusciremo a chiuderlo in pareggio se riusciremo a mantenere il servizio della raccolta rifiuti, che Atersi e la Regione lo vogliono dare a una società a livello provinciale, trovata, scelta attraverso una gara addirittura europea. Proprio perché nel bilancio non ci sono i numeri per fare nulla se non pagare i mutui, pagare l'illuminazione pubblica, pagare il riscaldamento delle scuole, pagare il servizio trasporto scolastico, pagare la mensa di ghiare, pagare il personale, abbiamo cercato, attraverso una relazione del sindaco e attraverso iniziative che vengono intraprese in questi giorni e che saranno protratte tutte nel 2017, di coinvolgere molto i cittadini, perché Berceto deve ugualmente riuscire a fare qualche cosa di importante, deve ugualmente riuscire a dare delle risposte necessarie ai cittadini che pagano profumatamente le tasse, perché l'IMU è elevata, l'addizionale IRPEF è elevata, e tutto questo ci dispiace soprattutto perché poi questi soldi, facendo fare ai sindaci gabellieri, vengono rubati, come dico, dallo Stato. Io ho speranza di riuscire a ottenere, come è successo in questi anni, ugualmente delle buone cose per il comune di Berceto, che esulano purtroppo dal bilancio. Fare le cose senza soldi è sicuramente molto più difficile e serve il contributo, la partecipazione, l'impegno di qualsiasi cittadino di Berceto e anche di qualsiasi villeggiante.